Ragazzi, oggi sono al Toy Super di Livorno per fare una cosa epica. Allora, non sono qui solo per vedere giocattoli, coccolare peluche e giocare, insomma, e comprare tutto il negozio. Ma adesso andiamo in un posto più appartato e vi racconto tutto. Ragazzi, oggi ho in mente di restare qui per fare lo speciale 90.000 iscritti. E voi resterete con me. Voglio vedere cosa succede ai pupazzi, ai giochi, se si animano. Sarà bellissimo, ovviamente, resterete con me. Ci vediamo dopo, andiamo in un posto più appartato. Io, come vedete, ho il mio zaino di sopravvivenza. Ci vediamo dopo. Ok. E adesso ci dobbiamo sbrigare perché fra poco annunceranno di chiudere. Sentito? Hanno dato l'annuncio di mi devo nascondere. Vado. Andiamo. Venite con me. Sa dove nascondere. Ci nascondiamo in mezzo ai pupazzi. Dov'è? Dove mi posso nascondere? Ah, sì! Qua mi sembra appartato. Ecco, perfetto! Qui mi sembra, oddio, il posto ideale. Adesso mi nascondo. Guardate qui. Posso togliere lui. Qui è perfetto. Adesso prendo te. Mi levo lo zaino. Vai dentro. Ok. Adesso. Ok. Wow, è bello. Sembra quasi una casetta. Io mi metto qua. Prendiamo il peluche. Aiuto. Ok. Ragazzi, ci sono, eh? C'è un po' troppo pelusciame. Ok, adesso dobbiamo solo aspettare. Shh, silenzio. Ci abbiamo anche la grata per vedere. Guardate, possiamo vedere tutto. Ok, ragazzi. Sono qui, devo stare in silenzissimo perché fra poco credo passi. Se ci buttano fuori è la fine. Cerchiamo di capire se arriva. Oddio. C'è lo sciato del cavallo. Dopo vi faccio vedere cosa c'è nello zaino. Adesso lasciamo passare il momento preoccupatenno. Ragazzi, hanno spento tutto, per fortuna la mia luce, e con questa riesco a vedere qualcosa. Allora, adesso cerchiamo un posto più appartato, andiamo da un'altra parte e cerchiamo di passare la notte, insomma. Scusate se si vede un po' male adesso. Ok. Perfetto, prendiamo il nostro pupazzone e andiamo. No ragazzi, questo lo lasciamo qui e lo veniamo a prendere dopo, sì. Vado, ho la torcia comunque perché non si vede niente. Ora questa casetta. No, non è per te.
Ok ragazzi, credo di passare la notte in questo bellissimo castello. Ma guardate! Quanti giocattoli! Prezzi pazzi! Fantastici! Aspetta. Mi scusi signore, posso entrare? Posso comprare sua casa? Lo prendo per un cibo. Toc toc. Posso entrare? Guardate. Aspetta, vi faccio vedere meglio. Allora, abbiamo un pisolone delle LOL. Fantastico. E tante altre cose, adesso entriamo. Oh, e speriamo che non abbiano messo nessun allarme, eh? Per i ladri, io non sono una ladra. Non sto rubando niente. Siamo dentro. Chiudiamo la porta assolutamente perché... Adesso ci leviamo lo zaino. Vi faccio vedere tutto perché è fantastico. Ragazzi, sono dentro e guardate. Cioè, guardate che bello! Aspetta, vi faccio vedere più bene. Guardate, abbiamo il cuscino a rocker. Adesso mi tolgo gli stivali e mi metto queste, così ci mettiamo comodi e andiamo ad esplorare tutto il negozio. Ok, che bello. Mi tolgo anche l'altro stivale. E... Ok ragazzi, mi sono messa le due sciabattine e adesso andiamo. Adesso andiamo ad esplorare tutto. Voglio vedere tutto il negozio. Allora, usciamo. Guardate lì, guardate. Cioè, guardate è un parolone perché non si vede niente. Però, allora, adesso ci avviamo. C'è il pupazzone gigante. Bello, bello, bello. Prendiamo la torcia e andiamo senza sbattere perché sono andando a Retromesh. Guardate qui le cose della fattoria. Guarda, i pupazzi. Ok, vediamo un pochino. Ma cosa sto vedendo? Ma cos'è questa musichetta? Quella lì! Mi studi, signore, cosa ha in contrario a me? Ok ragazzi, guardate, oddio. Che cosa fantastica. Questo, lei signore fa anche la cacchina, bello. Questo, non c'è un gatto! Oh, guarda bello! Oh, che carino! Dovete sapere che i giocattoli si animano quando ci sono i bambini, perché la notte dormono come noi! E guardate un po', ragazzi! Guardate! Ma non era da un'altra parte! Aspetta, lo devo fare. Lo devo fare. Ah, oddio. Aiuto! Guardate ragazzi che bello! È bellissimo! Oh, tu ti muovi! Pidi! Oh, carino! Aspetta! Tu ti muovi? Voi mi muovete? Tu ti muovi? Sì! Tu ti muovi! Tu ti muovi? Guardami. Sì. Ah, sì, ti muovi anche troppo. Lo so, lo so. No. Ok, si è messo a dormire. E tu ti muovi, eh? Ah, No, ferma. Ferma. Non crollare. No. Abbiamo un problema. Ok
Ok ragazzi, adesso vi faccio un room tour della mia casetta. Ovvero qui abbiamo il pisolone fantastico di Rocker. Poi abbiamo un borsellino. Abbiamo le cose per fare un pigiama party fantastico. E poi il catalogo dei tuoi super. E poi ragazzi, qui dentro mi posso anche togliere le ciabatte. Una e due. Anche se è un vero peccato togliersele. Mi scusi signore, ma lei non è casa sua. Se ne vada! Chi è lei? È arrivato un ospite. Allora, io mi metto qui. Adesso prendo qualcosa da bere e mangiare. Perché ho veramente famissima. Perché non ho mangiato niente. Niente. Perciò ho molta fame. E vi faccio anche vedere cosa un pochino ho messo qui dentro. Allora, ho messo la mia borraccia con i fiamico, con i fiamico. I baiocchi. Sono la cosa più buona del mondo. I miei biscotti sono sempre tutti sbriciolati. Ora vi devo mandare. Come si apre? Ha fatto il botto. Ok ragazzi, mi mangio il mio baiocco, io li apro. Devo riordinare un pochino. C'è il disastro disumano. Ci ho provato ragazzi, però aspetta. Sentito un rumore. C'era uno di quei pinguini che fa quing 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 quing. Allora, queste pesciabatte le mettiamo qua. Aspetta, ma qua non c'è niente. Ehi, ma c'è un pinguino! Cioè, ma come c'è finito lassù? Come c'è finito lassù? Ok, vabbè. Ok ragazzi, il toy super è bellissimo, però adesso mi metto giù e sfoglio un po' il catalogo. Allora, lui c'è qua e sfoglio un po' il cataloghino. Wow, guardate! Questa pagina ci sono tutte le OMG. Che bello. Anche se sono nel negozio di Toy Super, è sempre bello sfogliare i quadernini del Toy Super. Anche se ci faccio sempre le letterine. È bellissimo, ci sono sempre un sacco di giochi fantastici. Ok ragazzi, avevamo detto che andavamo a prendere l'unicorno e alla fine non siamo andati. Adesso andiamo subito. Allora vi metto un attimo qua che mi rimetto le mie. Aspetta. Vi rimetto le mie ciabattine fantastiche dell'unicorno. Una e due. E andiamo. Allora, ci tiriamo i piedi. Ok ragazzi, andiamo a prendere l'unicorno che mi sembra che era qua giù. È pelosissimo. Comunque siamo quasi arrivati, dai. Eccolo qui. Lo prendiamo questo bel cicciottaccio. Ah, e ce lo portiamo via. Anche se è un po' complicato. Corriamo. Aiuto. Ok, ce l'ho fatta, l'ho preso. Ok, adesso come apro la porta? Resta lì, eh? Vai! Ok.
tutto qui. Camisù. Mi levos le ciabatos. Un unicorno un po' ingombrantino, eh? Catalogo. Bellissimo. Che se andate al Toy Super di Livorno lo troverete. Adesso però, ragazzi, sono stanchissima. Perciò ci mettiamo dentro il nostro pisolone. Mi levo soprattutto questa e la metto qui, in modo tale che ci si vede e non ci si vede. Ok, metto la mano qui e vi do la buonanotte. Mi raccomando, ragazzi, se volete venire al Toy Super di Livorno, è a Livorno, il Toy Super di Livorno. E comunque è grandissimo e pienissimo di giochi, è bello, bellissimo, bellissimo. Poi è pieno di pupazzoni, è pieno di giochi fantastici. Buonanotte, ragazzi. Five hours later. Buongiorno, ragazzi. È mattina, quindi vuol dire che fra poco il negozio aprirà. Oh no. Aspettate. Insomma, buongiorno. E poi, come primissima cosa, devo rifare tutti i fagotti, perché non mi devono trovare qui, perché se mi scoprono sono guai. Metto dentro il catalogo del Toy Super. Ok, ragazzi, adesso io vi devo andare in un posto dove, in mezzo ai pupazzi, quando ci sarà la gente, mi potrò mimetizzare quando il negozio aprirà. Così potrò uscire senza farmi vedere. Allora, ragazzi, qui mi è piaciuto tantissimo, è stato divertentissimo fare una nottata dentro questo negozio di giocattoli. Ho pensato a farmi il pupazzo, però purtroppo non posso. Però il pisolone e le ciabattine, sì. Noi ci salutiamo. Ragazzi, forse non mi hanno visto che sono uscita. Guardate. Non c'è nessuno, meno male. Adesso vado subito all'uscita. Ok, adesso faccio finta di prendere qualche regalo per Natale, per esempio. No, questa bambola si sente. Però adesso, guardate, là c'è l'uscita. Vado subito a vedere se è aperta. Ok, passo di qui. Ragazzi, guardate, lì c'è l'uscita. Guardate, si è aperta! Ciao, io scappo, ci vediamo alla prossima! Thank you.